vorrei approfittare del fatto che questo sketch è trasmesso in Eurovisione per mandare un saluto a tutti i lavoratori all'estero, un saluto, in particolar modo ai napoletani all'estero, essendo la smorfia napoletana, ai napoletani, vorrei rassicurarli sulle condizioni di Napoli. Chi stanno all'estero non sanno a Napoli come si sa, circolano tanti voci, Napoli, invece no, stiamo benissimo. Vorrei dire a tutti i napoletani all'estero che stiamo bene. A Napoli tutto, industria, commercio, tutto florido, mai come questa volta, stiamo andando veramente bene. Finito l'Eurovisione, siamo tra di noi. Noi a Napoli stiamo guaiati. No, no! Dile che stanno all'estero, facciamo di lavorare tranquilli, cose, ma è meglio che fra di noi si sa, siamo guaiati, no? Cioè, per esempio, ecco, mi pare mai possibile che nel 1977 a me mi tocca ancora andare al mercato nero. Cioè, è una cosa che... non al mercato nero che stava in tempo di guerra, cose, no. Cioè, proprio un mercato nero, sporco, insomma. senza me la va. È il problema dell'acqua. Il napoletano non ce la fa più. Sta con l'acqua alla gola. Immediatamente si sono pigliati l'acqua. Subito, la prima cosa che hanno pensato di fare per ci aiutare. Dice, gli acquedotti sono complicati, sono difficili da usare. Figuratevi che a Napoli c'è sta gente che ha con gli acquedotti. Invece che ci bere, ci mangia. No, per cattiveri, proprio perché non hanno capito il meccanismo. Ce l'abbiamo a mangiare. Però ecco, ci danno i consigli, hanno sentito, questo è vero, ecco, per esempio hanno detto ci manca l'acqua, siamo d'accordo, bevete acqua della salute, acqua minerale, che quello vi riporto pure 10 anni indietro. Sì, no, capo, aggiunta a tutti gli anni indietro che ci hanno sempre tenuto loro, no? A Napoli si manca l'acqua una due pari giorni, torniamo una dopo tutte quante creature. Ci incontra a Napoli, no, che poi uno può dire, è buono sul fatto di tornare bambini, ce ne veniamo tutti quando a Napoli, risparmiamo sulle cure per i giovani, invece no. No, a Napoli non conviene neppure a tornare bambini. No, è perché la mortalità infantile che c'è a Napoli, sapete come fa bene? Uno torna bambino, figli subito si muore a Napoli. I bambini subito muoiono. Cioè, noi siamo bambini, invece ci viene tutta una vita a Napoli, è tutta una morte a Napoli. Infatti, negli ospedali, nelle case di maternità, così non si domanda più, dottore, è maschio o è femmina? Si va, dottore, è maschio e femmina o è virus? Figurate che la signora che abita nel palazzo mio, ha partorito un virus 6,5 kg. Cioè, appena l'ha vista ha fatto, è bello, strep to cocche mamma. La mortalità infantile a Napoli non è neppure una calamità, no, una disgrazia, no, quello è un preciso piano di risanamento voluto dalla cassa da morto per il mezzogiorno. Cioè, tutto preventivato, sì. Loro in questo modo aiutano pure a fare la disoccupazione, ci si morono creature. Cioè, infatti la disoccupazione pure è un grave problema, no, che pure stanno cercando di risolvere, di venirci incontro, cioè, stanno cercando di risolverlo con gli investimenti. Cioè, no, soltanto che poi la volontà ce l'hanno messa, però hanno visto con un camion, quando è disoccupato con l'investimento? Uno, due, che chi le sono tante loro, che chi l'hanno ragione, cioè, siete troppo, noi vogliamo aiutare, ma cioè, effettivamente se in questo campo ci vogliono aiutare, che vogliono venirci incontro, una politica seria e cose, hanno fatto i camion più grossi. È l'unica cosa. Cioè, comunque è arrivata una notizia positiva per quanto riguarda la disoccupazione. Sì, sì. Dice che presto il governo sempre che si fa sentire, ha detto presto il napoletano non dovrà più emigrare in Svizzera. Questa è una cosa buona. Che... No, il governo italiano, il governo svizzero. Problema, no, che viviamo quotidianamente, il problema della casa. Il problema della casa, a Napoli non si trova più casa. Cioè, comunque loro dicono, vabbè, qui c'è sto blocco refit, però. È una parola. Un napoletano si è fissato con blocco refit, è una malattia nuova.
Sì, perché io lo vado al proprietario, domando il prezzo. Appena sento il fitto rimane bloccato. Sanno già che gente ricoverata ospedale con blocco le fitte. Bravo, una cosa, una situazione. Comunque una cosa, io ho capito pure perché noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, poi, Sì, no, per essere sicuro loro, no, che a qualunque ora scendevano al sud, si trovavano sempre in orari per ci mangiare la coppa. Cioè, da mezzogiorno sono in orari. Cioè, poi se ne esce, dice, vabbè, però che lui è napoletano. Napoletano rira, balla, canta, è simpatico, c'è una musica in te vedi. E per forza, come ho sangue ce l'ha da qua tutto quanto. Cercavano un pezzetto di pane nei sacchetti della spazzatura. Ho provato a dargli una fetta di mare, un raggio di sole, una canzone. Ma il sole ed il mare da soli non bastano per poter campare. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si vuole dare a luce e vino. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si vuole dare a luce e vino. Alla fine del mese il padrone di casa vuole i soldi della prigione. Non abbiamo una lira, siamo senza lavoro, ma lui non sente ragione. Napoli è il paese del mandolino, noi gli abbiamo portato il nostro concertino. Ma lui non è poeta e così tutto a un tratto abbiamo avuto un avviso di scatto. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si vuole attare a luce e vino. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si vuole attare a luce e vino. Papparabarabarabarabarabarabarabai, papparabarabarabarabarabarabai. Le strade crollano, il mare inquinato, case come prigioni, ma hanno licenziato. Però in galleria che soddisfazione, la gente è felice e parla di pallone. Però Napoli è sempre il paese del mare e perciò si capisce, ci si deve arrangiare. Oh Matì, è brava! È brava!